Ciao, io sono Pam e lui è mio cugino. Possiamo fare due tiri con voi? Sì, certo. Anche se, ad essere sinceri, non siamo tanto bravi. Anche se sono ormai da 2 anni che giochiamo a basket e ci piace tantissimo, non siamo allo stesso livello delle nostre compagne di squadra. Ciao, io sono Pim, il cugino di Pam, e forse possiamo accompagnarvi da una persona che potrebbe aiutarvi. Ah sì, e chi è? È il maestro della montagna, un saggio che aiuta tante persone e dovrebbe comparire qui proprio a momenti. Pim, quante volte ti ho detto di non usare troppo spesso questa magia? Pim, Pam, chi mi avete portato oggi? Sono 2 ragazzi che abbiamo incontrato oggi, si chiamano Gaia e Paolo e da quanto abbiamo potuto capire hanno un problema sportivo. E di cosa si tratta? Io e la mia amica Gaia sono ormai 2 anni che pratichiamo il basket e lo pratichiamo insieme a tutte le nostre compagne e soprattutto insieme alla nostra animatrice dell'oratorio, che è la nostra allenatrice. Sì, ma i risultati non ci sono, cioè noi ci sentiamo inferiori alle altre nostre compagne di squadra e abbiamo deciso di lasciare tutto. Sì, infatti, ormai non ci sentiamo più adatti, ma anche perché non siamo bravi nei fondamentali. E poi ci dispiace tanto mollare il basket, anche perché ci piace tanto. E poi dopo 2 anni... Beh, ma allora perché lasciare la squadra? Insomma, tanti altri sportivi, anche a livelli alti, passano dei momenti in cui tutto sembra andare storto. E cosa fanno? Beh, di certo non mollano tutto. Anzi, si impegnano ancora di più per raggiungere il risultato. E poi scusate, non si fa mai tutto da soli, sempre in squadra, in gruppo, e la squadra fa la forza. E bisogna sempre incoraggiarsi a vicenda per raggiungere il risultato insieme. Hai proprio ragione. Grazie per quello che ci hai detto. Dai Paolo, andiamo ad allenarci. Sì, grazie Pim, grazie Pam per averci presentato il maestro. E anche grazie a lei, senza di lei non avremmo mai potuto conoscere il significato della parola incoraggiarsi e soprattutto a vincere le nostre difficoltà. Grazie anche a voi e tornate a trovarci. Infatti, grazie a voi perché ci avete spiegato il significato di un'altra parola. Dai, giochiamo.